Turchetta, allora, possiamo dire o una coincidenza o è merito tuo, però fatto sta che il tuo ingresso in qualche modo ha dato quella scossa, soprattutto in attacco, che ha permesso alla squadra di recuperare e poi di dilagare. Sì, abbiamo trovato, diciamo, uno spirito diverso. Sicuramente il gol subito ci ha dato quel qualcosa dentro da scaturirci e da tirare fuori qualcosa in più. Abbiamo fatto un gran primo tempo a livello di intensità, loro sono calati molto, molto e col mio ingresso comunque sia siamo riusciti a sfruttare la profondità e appunto a trovare queste combinazioni, questi gol che hanno spaccato la partita. Ci aspettavamo tutti al tuo ingresso che andassi sull'esterno con Merola verso l'interno, invece mi sei messo in mezzo e hai sicuramente dato quella profondità giusta che ha permesso alla squadra di far male. Sì, è 2 settimane comunque che mi sto aggirando in quella posizione, mi sta richiedendo alcune cose che sicuramente possono migliorarmi, soprattutto a livello personale, come giocatore, è una cosa che mi manca molto, la profondità e attaccare gli spazi per trovare palloni dentro l'area o da servire assist o da calciare in porta. Mi è mancato sempre questo. Nella mia carriera mi sono messo a disposizione in queste 2 settimane e oggi sono riuscito a sfruttare al meglio comunque sia quello che ha creato la squadra perché mette comunque ognuno nelle proprie condizioni di fare il massimo. Senti, la partita, primo tempo si poteva probabilmente sbloccarla, le occasioni ci sono state, forse è mancato, non so, quella cattiveria, quel qualcosa che consentiva di fare gol. Poi è arrivato questo schiaffo da parte della Paganese che vi ha fatto reagire e la reazione è stata degna di una grande squadra. No, certo, non è mai semplice venire a giocare in questi campi, comunque sì, sono squadre agguerrite, campi agguerriti e noi dobbiamo tirare fuori quello che abbiamo fatto in tutte queste gare che comunque da quando sono arrivato questo Foggia ha tirato fuori per prepararci al meglio che sarà il finale di stagione, perché più meglio arrivi poi ti rapporti con squadre che hai già affrontato durante la stagione, ma tirando fuori qualcosa in più nel rush finale puoi avere più energie, più entusiasmo e più tutto per fare veramente qualcosa di importante. La ciliegina sulla torta oggi è stato, a parte la vittoria, è stato il tuo gol. Fare un attaccante e fare gol è sempre, sempre importante. No, certo, è chiaro, sono qui per incidere, non l'avevo fatto prima, era giusto quello che mi era stato recriminato, mi sono messo lì a lavorare con l'aiuto della squadra e adesso sono qui a godermi questo momento per qualche ora, perché poi bisogna pensare alle prossime, che il calcio domenica prossima, si sono dimenticati di quello che è successo oggi. Com'è stato il gol? No, sono rimasto lì, ho aspettato la respinta del portiere, mi è capitata nei piedi e fortunatamente sono riuscito a colpirla col sinistro, che non la toccavo da qualche settimana col sinistro, però è andata bene. C'è poco, come detto prima, c'è poco da gioire, almeno lo facciamo oggi, poi da domani c'è il Catania domenica e continuare a cercare di scalare un punticino alla volta, tre alla volta, questa classifica per cercare insomma di posizionarsi meglio in vista dei playoff. Certo, giochiamo nel nostro stadio, nel nostro fortino, veniamo da questi risultati positivi, non possiamo assolutamente sederci neanche un secondo perché questo è il nostro momento e il campionato non aspetta niente, quindi noi dobbiamo farci trovare pronti.